Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game. Eccoci tornati su un nuovo episodio di Formula 1 2017. Proseguiamo la nostra carriera. Siamo in Canada, un circuito che amo da paura, dedicato al grande Gilles Villeneuve. Quindi, andiamo ad ascoltare la segreteria. Qualifiche fatte ragazzi, ci siamo posizionati esattamente quinti, a meno che qualcuno non prende penalità e quindi noi avanziamo di posizione di casella. Sentiamo cosa ci chiede il team. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Finisci almeno decimo, va bene. Proseguiamo. Andiamo in gara. Speriamo che non piove, perché ho fatto le prove libere sul bagnato estremo, quindi full wet, panda azzurra. Come non detto, ragazzi. Se continuiamo così, credo che ti promuoveranno a prima guida. Portiamo a casa un buon risultato. Certo. Allora, strategia di gara. Impostazioni auto, è vero, è bloccata, però noi possiamo andare ad aumentare un po'. Se mettiamola a 9. Siccome piove. L'ha salvato, sì, bene. Allora, strategia di gara. Vediamo un po', avviso pieno del serbatoio. La sottolineazione della vettura richiederà misure di risparmio carburante durante la gara per essere completata. Quindi carico del serbatoio 19,30, quanti giri sono? Allora li aumentiamo, qual è il problema? Mettiamolo tranquillamente anche a 20, perché tanto potrebbe servirci. Perfetto. Va bene, qua non ci chiede neanche una sosta. Strano, perché nello scorso Gran Premio che abbiamo fatto sotto la pioggia, che non avete visto perché non ho potuto caricarlo, quello di Barcellona, ci faceva fare una sosta obbligatoria. Giuro che era obbligatoria. Qua da pioggia tutta la sessione, quindi va bene. Partiamo in gara. Carichi, eh? Lenti qua. Attenzione. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Io con queste ali ce le ho, eh. Siamo partiti un po' troppo con foga, però lì là qua rallenta parecchio, io non so perché. Se facciamo fatica a tenerla su sta merda di pioggia, troppo frequente sta pioggia. Obbligati a cambiarla se vogliamo essere competitivi. Il problema è che qua nessuno entra, quindi se non entra nessuno è un problema. Ci deve essere almeno una safety car che ci aiuta. Ok, hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Direi meglio di così non si può. Purtroppo ragazzi non posso aumentare la difficoltà fino a che non abbiamo completato il mondiale, perché è bloccato. Ho provato ad alzarlo, a vedere se si potesse alzare. Se poi voi, cioè se poi io magari ho sbagliato e voi sapete come si fa, scrivetemelo pure nei commenti e provvederò a farlo. Effettivamente un po' la difficoltà dovremmo alzarla. Peccato sta fottuta pioggia. Stai brava. Se sti minchioni rallentano così di brutto non è colpa mia. Fottuta ala.
posizione al Muro dei Campioni, che sicuramente in questi 18 giri lo firmeremo. La pioggia lì va molto lenta, meglio per noi, ci rifacciamo della figuraccia che abbiamo fatto a Monaco. L'acquazione durerà ancora per 10 minuti, poi diventerà pioggia leggera. Perfetto. Abbiamo Hamilton e Vettel, due falchi che ci inseguono. Ok, questa l'abbiamo fatta abbastanza bene. Dai, dai! Questa pista mi piace un sacco. Le qualifiche l'ho fatte da paura, perché ero sull'asciutto e sull'asciutto qua si può ficcare di brutto. Possiamo anche non tirare le marce in modo da risparmiare carburante andando allo stesso porti. Finora questo è il miglior tempo. Attenzione ai cordoli che si scivola. Molto bene, con la macchina scivola, sembra di fare drift. Abbiamo anche un nuovo rivale, dato che abbiamo battuto il nostro compagno di squadra. Adesso è Perez il nostro sfidante. Ragazzi, mi sto infognando da paura sto gioco, perché è veramente una figata. Mi piace veramente un sacco. Attenzione, ho sperso. Speriamo che molla un po', così si può ficcare un po' di più. Bisogna anche preservare le gomme. Stiamo stampando giri veloci su giri veloci. Questo significa che le gomme stanno entrando bene in temperatura e che la pista piano piano si sta asciugando, diciamo. Leggermente lunghi qua, quindi abbiamo perso qualcosina. Sicuramente avremo perso qualche decimo. Lunghissimi. Questo tratto qua invece la pista è molto bagnata. Vettel è stato scavalcato da Kimi, attenzione, potrebbe esserci dei problemi. Ok, cerchiamo di tornare a fare tempi decenti. Molto bene.
avanti leggermente sull'erba lì. Pian piano ci stiamo tutti sparpagliando, ognuno sta prendendo il proprio distacco. L'ultimo settore perdiamo un po'. Andiamo a miscela come siamo. Ok, tra un po' direi anche di toglierla in modo da risparmiare un po' di carburante. Quindi il distacco dal tuo compagno è 21,8 secondi. Abbiamo 4 secondi da Hamilton e 7, quasi 8 secondi da Kimi. Stiamo andando molto bene, subito aggressivi siamo stati, abbiamo fatto un po' di errori perché abbiamo picchiato la macchina, abbiamo rischiato una penalità con una collisione con Hamilton, rovinavamo anche la sua gara per poco, però ne è valsa la pena. È infida. Bene così, bene così. Cerchiamo di salvaguardare il motore. Guardiamo anche come stanno le gomme. Abbiamo leggermente perso. Non possiamo neanche spingere di più del solito perché non abbiamo molto carico sull'anteriore. Infatti le staccate un po' più cattive, andiamo leggermente lunghi. Noi siamo in fase gestione gara, gestione gomme, che sono già parecchio elevate per essere solo all'ottavo giro, quasi nono. Ci vorrebbe una safety car che tutti entrassero per sostituire le gomme. Non ammollare, non si possono fare in pieno le curve perché qua ce ne andiamo contro il muro, andiamo a firmare i muretti. Lunghini, abbiamo dovuto posticipare la sterzata e la controsterzata, anticiparla. Distacco dall'auto dietro 2,6 secondi. Ci sta pigliando. Hamilton si sta avvicinando, ragazzi. Sarà una bella battaglia. Sarà una bella battaglia. 9 giri. Giro di boa.
sbaglio. Sì, è rientrato, eh. Attenzione, Hamilton rientra. Come mai è rientrato? Sembra di guidare sul ghiaccio. Strada veramente complicata, lunghi 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 lunghi. Peccato, iniziamo a perdere un po', mi sa che ci converrebbe rientrare anche a noi. Non so se rientreremo. Ah no, ma non farei coglioni, che non ho tagliato un cazzo. Attenzione, anche Bottas rientra. I due della Mercedes vorrebbero fare una strategia diversa. Gli altri dove sono? Ancora non sono passati sul traguardo. Qua siamo solo io e Kimi. Ma non doveva mollare tra 5 minuti sta porca puttana di pioggia. Io non mi fermo, ragazzi. Vado fino in fondo. Vado fino in fondo io, non mi fermo. Ne approfitto per allungare il più possibile, anche con gomme e ala danneggiata. So che perdiamo, ma non mi interessa. Se si fermerà anche Kimi, ma no, Kimi non si ferma. Proseguiamo allora. Rileviamo l'ora del cambio, prova a minimizzare il numero di cambi. È una parola. Comunque il degrado dei componenti secondo me è un po' troppo eccessiva, perché cioè un cambio dovrebbe durare 6 gare, ma qua nel gioco ne dura malapena 2. Come siamo già al secondo cambio che dovremmo sostituire e prendere. Ti consigliamo di mantenere le gomme intermedie per il momento. Chi mi prosegue? Chi mi prosegue? Mica stupido, eh. Poi lui è uno dei più bravi nel gestire il treno di gomme che ha montato sopra.
Dai, 5 giri, possiamo farcela. Dobbiamo addirittura arrivare a scalare in prima per poter fermare la macchina. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Sono 110 gradi. Il turbo compressore mi sta un po' risentendo perché stiamo prendendo troppi cordoli. Prendiamo, quello incide parecchio. Kim non si ferma, continua. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Attenzione Vettel, terzo. Sa che la Ferrari ha adottato una strategia diversa dalla Mercedes, che pensava di recuperare, ma mi sa che ha fatto una puttanata, perché questi del cavallino non hanno intenzione di fermarsi e noi faremo lo stesso, ce ne fottiamo, finiamo con una mescola sola, dato che non abbiamo l'obbligo. Il distacco da quella dietro è 6,5 secondi. Le gomme sono parecchio usurate, eh. Sa che arriveremo intorno al 55%. Gara in solitaria. In questo settore facciamo sempre il miglior settore tutto il gruppone, però poi perdiamo un sacco nel questo settore, nell'ultimo, perché non avendo carico aerodinamico andiamo lunghi, poi non è che guadagniamo tantissimo in quel settore lì, solo migliore di 41 millesimi sul secondo. Dai, dai. Come siamo a carburante? Ci spariamo un pezzettino in miscela magra. Di scuderia 47,0 secondi. Bene, bene. Evento magari è anche rientrato perché dalla collisione che abbiamo fatto abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Noi magari gli abbiamo danneggiato la macchina ed era, l'hanno richiamato al box perché magari sentiva che non aveva passo, perché mangi le gomme anche di più, così noi abbiamo usurato tanto le gomme proprio per quello, anche perché bene o male sul bagnato la mescola si scalda ma anche si raffredda. Infatti molti piloti vanno fuori traiettoria per poter raffreddare le gomme in questo modo. Ok, mettiamo la grassa e finiamo così. Molto bene.
Ok, inizia il penultimo giro. Attenzione, bandiera gialla lì, eh. Sai che qualcuno si è strampato. Attenzione, attenzione. Secondi da Vettel siamo. Gli abbiamo dato un pastone. Bene così, bene così. Ci dobbiamo riprendere un po' dopo la figuraccia pessima, la pessima, pessima figuraccia che abbiamo fatto a Monaco, dove non solo abbiamo fatto tanti danni e schifo. Ma siamo addirittura stati doppiati più volte e questo ci ha ferito nell'orgoglio. Sono proprio curioso di vedere dove sono finiti i winner della Mercedes. Miglior settore in assoluto. Molto bene, molto bene. Tranquilli che risparmiamo anche un po' la macchina e i componenti, tanto abbiamo vinto. Grande così, grande così. Andiamo a prenderci questa vittoria meritata. Bravi, bravi, bravi ragazzi. Grazie mille, grazie mille. Sale, sale. E ora è il momento della premiazione. Oserei guarda dire lì, guarda lì. Questa è una squadra si che può dire che tre auto italiane sono sul podio. Correre e vincere. Oggi la vittoria va alla Toro Rosso. Grazie, grazie. Grande così, grande così. Salve. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Non è stato vediamo un weekend po' migliore dove per il leader del campionato. Quindi, che vede ridurre il proprio vantaggio a un in punto vetta. Da Vettel, ragazzi, a un punto da Vettel. Già, credo che la scelta giusta sia il pilota invece, della Toro Rosso. Buono, siamo noi la prima forza delle intermedie. Bene, bene, ora bene. Passiamo ai costruttori. Ottimo. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un vediamo weekend un po'. Difficile. Hamilton alla fine è stato un quarto. Anche per la Haas. E Bottas il team americano sesto. Ottiene un piazzamento però migliore in classifica. Perez ottavo. È tutto per il bene. Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia. Si va, proseguiamo. Che gara c'è adesso? Dopo questa cosa ci sarà? Austria o Baku? Non me lo ricordo più. Ecco, Austria
con la Formula 1 è tutta un'altra cosa. Vediamo se riusciamo a fare uno step. No. Ottimo, ottimo. Molto bene. Attenzione, la Red Bull ficca, sta spingendo. È aumentata di brutto anche l'interesse Mercedes e Ferrari. Attenzione, attenzione. La McLaren è un po' più snob. Mannaggia, mannaggia. Evento contratto. Se è una promozione a prima guida? Credo proprio di sì. Dagli un'occhiata, te lo sei meritato. Grazie. Buttiamo un occhio a questi documenti. Allora, promozione. Gentile The Fatta Game. Le tue prestazioni in pista e fuori sono state eccellenti. La dirigenza ha deciso di promuoverti a primo pilota. Ci aspettiamo grandi prestazioni da te e in cambio riceverai punti risorse aggiuntivi a ogni gara. Siamo convinti che ce n'è? Ok, va bene. Grazie mille. Molto bene, molto bene. Ottimo, ottimo. Sfida checkpoint, gara. Circuito breve del Bahrain. Però io, siccome voglio provarle anche tutte le auto, io andrei con la sfida checkpoint. Ma questo, ragazzi, lo vedrete in una miniserie dedicata alle auto classic eventi. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Grazie mille per avermi seguito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete già fatto. Restate sintonizzati. Commentate se avete il gioco, scrivetemi se vi piace, cosa non vi piace, se vi sta garbando un po' la mia carriera. Dovremmo alzare la difficoltà, lo so anch'io, volevo già farlo, ma non so se si può fare. Ho provato a guardare, non ho trovato il modo di alzarla perché mi ha dato tutti i cosi bloccati. Quindi, ragazzi, se voi sapete come si fa, scrivetelo pure nei commenti, non ho problemi ad aumentarla. Quindi grazie ancora per avermi seguito, ragazzi, al prossimo episodio con Formula 1 2017. Ciao e un saluto da The Fratta Game.